Questa settimana abbiamo trovato un ottimo vino bianco da testare. Questo è ottenuto da uve di Falanghina. La Falanghina è un vitigno a bacca bianca ed è molto antico, originario delle pendici del Taburno. Questo vitigno è il più diffuso della provincia di Benevento, dove ancora sopravvivono impianti secolari. Ma vediamo tutti i dettagli durante il nostro test. Il vino scelto oggi è prodotto da Mastro Berardino in Irpinia. La bottiglia e l'etichetta si presentano con un design semplice, non particolarmente ricercato, ma il nome del vitigno e della cantina sono messi ben in evidenza. Interessante la presenza del codice QR sull'etichetta posteriore, con il quale è possibile accedere tramite qualsiasi smartphone ad ulteriori informazioni. Con una semplice scansione, infatti, l'applicazione aprirà automaticamente una scheda descrittiva sul sito del produttore, di navigazione facile e intuitiva. Il tappo è di tipo agglomerato, a grana decisamente fine. Questo sistema di chiusura ha protetto egregiamente il prodotto, senza portare alla formazione di muffe o a fuoriuscite di liquido di qualsiasi tipo. L'apertura è stata facile, senza bisogno di sforzo. Analizzando questo vino bianco con un movimento di rotazione del calice, già alla vista si apprezza una notevole densità. Il colore è un giallo paglierino un po' scarico con riflessi verdognoli. Mettendo il vino contro luce si nota un'ottima limpidezza e un'elevata trasparenza, segno che non ci sono problemi né di stabilità né di rifermentazione. Olfattivamente le sensazioni che colpiscono di più sono gli aromi di agrumi, in particolare pompelmo. Subito dopo possiamo apprezzare note di frutta esotica come il mango e in misura minore si percepisce anche un sentore floreale. L'intensità aromatica è comunque piuttosto alta, specialmente se si considera che si tratta di un bianco. Gusto, subito notiamo una grande freschezza e una buona mineralità. Il vino colpisce per l'ottima viscosità che avvolge il palato in modo piacevole. La persistenza si fa sentire a lungo in bocca. Dopo la deglutizione si percepisce un po' di asprezza e di amaro, sensazioni comunque gradevoli e bilanciate. Questo prodotto è sicuramente molto versatile, infatti lo possiamo abbinare tranquillamente ad aperitivi, antipasti, ma anche con secondi piatti poco grassi, sia di carne che di pesce. Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Alla prossima, ciao!